I know you won't bend once when the dance circumvents your pleas. I know you once in a while and a secret smile praying on your knees. There was a time when the whole world would stand in the name of love. It's not what I'm thinking of. I remember better than you think. I think at long last the secret's out. You try to shake your fans on the corner of the street you're about. But there was a time when the whole world was standing. Buongiorno, siamo tre ragazze di classe quinta. Quest'anno ci siamo impegnate per questo progetto. I cristiani. I cristiani la domenica si recano in chiesa per la Santa Messa e leggere la Bibbia. Per loro la guida della preghiera è il sacerdote. Gli ebrei. Gli ebrei al sabato si recano in sinagoga per pregare e leggere il Torah. Per loro la guida di preghiera è il rabbino. I musulmani al venerdì si recano in moschea per pregare e leggere il Corano. Per loro la loro guida è l'imam. Ringraziamo la maestra Astrid perché con questo lavoro abbiamo imparato tante cose sulla religione. Ora vi vorremmo presentare le tre religioni monoteiste. Partiremo dalla più antica, gli ebrei. Il loro giorno sacro è il sabato, dove si riuniscono nella sinagoga per pregare e leggere il loro libro sacro, la Torah. La Torah è letta dal rabbino che guida la preghiera. I musulmani, il venerdì si riuniscono nella moschea per pregare e leggere il Corano. Colui che guida la preghiera è l'imam. I cristiani. Il loro giorno sacro è la domenica, dove si riuniscono nella chiesa per leggere il loro libro sacro, la Bibbia. Colui che li guida è il sacerdote.